Bella gente, bentrovati. Volevo affrontare un argomento che io definisco gossip, cioè il chiacchierare senza verificare. C'è una quantità di gente, diciamo il 90%, anche abbondante, molto abbondante, siamo sul 95% a mio avviso, che io chiamo poveracci, come fa Feltri, che lui si riferisce agli immigrati, io mi riferisco ai bevi palle. E le palle sono tantissime da bere, mica solo spaziali, guai. Se fossero solo spaziali avremmo risolto il problema. E invece sono anche di vario tipo. E partiamo con questo ragazzo che ci spiega un po' il suo punto di vista. In realtà parte malissimo, no? Perché parte con il solito discorso credere, non credere, come si può credere, questa cosa qua. E in realtà poi migliora. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi parleremo di una delle teorie più controverse degli anni nostri. Diciamo che a parte la trielina in testa, i braccialetti, gli orologi, già l'orologio è una cosa come la cravatta, secondo me, no? Che diciamo te lo metti tu da solo addosso e vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso è il solito Frocetto, figlio di papà, guarda, non c'è il papà, ma adesso fra un po' arriva perché finisce di lavorare e poi arriva. E lui è pronto, spera di fare un po' di soldi su YouTube. In realtà non è molto facile. Chi ha provato a monetizzare il canale lo sa benissimo. Io non posso perché trasmetto troppa roba che viola i copyright, quindi proprio non potrò mai, mi hanno già detto. Andiamo avanti, poveraccio. La teoria della terra piatta. Già la teoria, no? Uno che dice la teoria vuol dire che non ha fatto alcuna ricerca. Però poi si smentisce perché migliora, l'ho detto. Terrapiattisti, perché è così che vengono chiamati quelli che sostengono che la Terra è piatta e non è rotonda, sono letteralmente gli zimbelli dei social media. Sotto tutte quante le categorie, in fondo, poi scavi ancora più di più, trovi i terrapiattisti. E io devo essere completamente onesto, non mi ci sono mai interessato. Secondo me è apprezzabile. Infatti per questo lo guardiamo assieme perché anche se un povero Frocetto ossigenato merita perché conclude alla grande. Infatti la copertina del video diceva: dopo questo video avrai dei dubbi. Le teorie, cioè il fatto e il pensiero che la Terra possa essere piatta non mi sfiora neanche nemmeno letteralmente il cervello. Però poi ho pensato, fino a pochi anni fa non sapevamo nemmeno dell'esistenza del DNA. Gente come Galileo, Leonardo da Vinci, ai loro tempi venivano presi proprio come scemi. Quindi perché anche i terrapiattisti non potrebbero essere dei fantomatici Leonardo da Vinci? Lo so, è dire cose un po' esagerate, però perché sono così fermi nella loro posizione? Che prove hanno sulla teoria che la Terra è piatta? Vedete come mette le mani avanti, non lo so, però che magari non perdo qualche iscritto perché ho detto guarda che hai una pulce nell'orecchio. Ovviamente la Terra non è piatta, perché altrimenti arriveremo lì nel bordo e poi boom, giù nel precipizio del nulla. Del nulla, sì, perché c'è un disco nello spazio, no? Sta cosa del disco nello spazio, ma solo un cretino assoluto può crederlo. Nulla. O no? Oggi ho voluto indagare su tutte queste teorie, queste ipotesi. E Bravo! forse alla fine del video ad alcuni di voi resterà il dubbio che la Terra non è proprio una sfera. Il dubbio è sufficiente, cari ragazzi. Chi mi segue lo sa. Mi segue per sport ormai, perché ha già iniziato le proprie ricerche. In effetti, come dicevo prima, se la Terra fosse piatta, se abiti al centro più o meno, non sarebbe tanto diverso da come è adesso. Però via via, muovendosi verso il bordo, la gravità su una Terra piatta si inclinerebbe leggermente. Questo qua è, diciamo, una dissonanza cognitiva indotta da qualche video che è venuto fuori all'inizio, ovviamente quando il mainstream cercava di difendersi nelle maniere più assurde, perché credere nella gravità è proprio un'idiozia. Già basta guardare
già anche su Wikipedia, le vedete. La gravità c'è scritto, è una teoria. Lo stesso Newton ha detto, io non so da dove cazzo venga questa forza, però si può misurare, no? Si può misurare cosa? L'accelerazione si può misurare. Ma, vabbè, andiamo avanti. Premendo ad un angolo sempre maggiore verso il centro, per una persona che si avvicina verso il bordo sarebbe come fare un po' una salita, e quindi non sarebbe proprio una terra piatta, cioè sarebbe piatta, ma noi la percepiremmo come un buco. Beh, questa fetta di pizza al taglio è una proprio una un'insana partorienza di qualcosa che dissona, già da solo ho detto, no? Se la Terra è dritta, la gravità deve essere quantomeno riconsiderata, ripensata. La teoria della gravità. In ogni caso c'è da precisare che qualsiasi pianeta nello spazio di forma piatta non resisterebbe per tanto, cioè collasserebbe su se stesso per diventare una sfera o qualcosa di abbastanza rotondo. E questo qua ovviamente collasserebbe, tutti questi condizionali, no? Quando vedete i baby palle tipo Shazam, quello là, o FedEx, quello che si chiama come il Corriere Espresso, a parlare di questo, di quello, che ti spiegano, guardate, fate caso a quanti condizionali devono usare: sarebbe, avrebbe e non sarebbe, e si muoverebbe, si schiaccerebbe, sarebbe, tutto un ebbe, no? Tutto un ebbe. A me, io tirerei via una B e resta ebbe, basta aggiungere poi te e hai la definizione di questi poveracci. Non a caso qualsiasi asteroide, meteorite, roba del genere più grande di un tot di massa e di chilometri ha sempre una forma leggermente sferica. Tutte queste teorie però funzionano se... Ha la forma sferica perché è un cazzo di disegno. Cazzo, ma non vedi che è un disegno? Cioè, l'ho anche fatto vedere come prova, no? Che è sferico. Teniamo in conto della teoria della gravità. E come dice il nome? Teoria. Solamente una teoria. E se non fosse così vera? Io da quando ho memoria ricordo che è stato Cristoforo Colombo con le sue tre caravelle, barchette, lì cos'ha, i suoi tre yacht, a scoprire che la Terra era rotonda, o almeno a realizzare che se ci facevi il giro arrivavi dall'altra parte. In realtà non è così. Ormai da centinaia di anni l'uomo è consapevole che la Terra è rotonda, addirittura dai tempi degli antichi greci. E invece non è vero un cazzo, e adesso anche lo dice. Infatti non me l'aspettavo. Volevi! Non me l'aspettavo. Guarda che faccia! Il fatto che nel Medioevo, intorno a quel periodo lì, credessero che la Terra fosse piatta è un'invenzione dei giorni nostri. Perché non erano così stupidi! Effettivamente è difficile pensare comunque che la Terra sia piatta. Bisogna essere parecchio stupidi per pensare di stare su una cosa rotante nello spazio, mai visto da nessuno, se non su Photoshop. Si ringrazia la Adobe per questo. Per quello bisogna essere cretini. A meno che tu non sia profondamente religioso. Attenzione, adesso si passa alla parte interessante. Perché appunto nella Bibbia si dice che la Terra è piatta. Sì, non che c'è qualcosa di interessante nella Bibbia, eh. Io la chiamo la Fibbia, perché è una cosa un po' ridicola, scritta da uomini, modificata da altri uomini. Io credo la Bibbia è... l'unica interessante da leggere sarebbe quella che è sicuramente nei sotterranei del Vaticano, e io ci scommetto il coglione sinistro che è nei sotterranei del Vaticano, e magari se fate qualche rivoluzione, no? Ma chi ci crede? Io ne approfitterò mentre voi combattete in strada la guerra civile per andare nei sotterranei del Vaticano mentre c'è il casino della Madonna, e io andrò a leggere la Bibbia, magari la rubo e la porto in piazza dove tutti possono leggerla. Ah sì, faccio una piccolissima parentesi perché questo merita. Quel poveraccio con tante C, perché comunque crede nel Dio con la D maiuscola, nel Salvatore che verrà a salvarlo, tutte ste robe qua, lui crede, no? Crede, non solo. Tutti gli altri sono stronzi, satanisti addirittura. Ha detto satanista a me. Che tra l'altro ricordo che per essere satanista o qualcosa del genere, che non so neanche che cazzo significhi,
bisogna prima credere in Dio, quello con la D maiuscola, con la barba, col figlio morto in croce, tutte puttanate. Vi invito a guardare il video che c'è su questo canale, che l'ho rubato da qualche parte, l'ho ricaricato da me perché volevo averlo sul mio, che si chiama Antiche Coincidenze. E parlo ovviamente con quelli che credono nel cazzo di Dio con la maiuscola. Io dico semplicemente: research yourself and cerca dentro di te. Non ho detto che Dio è qua e che Dio è là, ognuno è libero di credere a quel cazzo che vuole. L'unica cosa, non ditemi che sono satanista, perché intanto pigliate per il culo la vostra intelligenza mancata, mai utilizzata, perché tutti sono intelligenti, semplicemente alcuni decidono di metterla là nel cassetto e escono di casa senza la testa. E praticamente per credere nel satanista, essere soprattutto satanista, bisogna anche credere in Dio. E quindi, dato che io non credo in quella rappresentazione che fa la Chiesa, che tanto è sponsorizzata nel Dio che ti vuole bene, però devi pregarlo altrimenti ti punisce. Cioè, sta roba qua, andate a vedere il video di Eric Dubai, Jesus Christ Never Existed. Vi invito ad andare, magari mettete la traduzione se non sapete l'inglese, ma comunque guardatelo con qualcuno che sa l'inglese. C'è la terra, i mari, il firmamento che è fatto a cupola e lì dentro tu ci stai. Ma gli antichi greci avevano Mi dissocio un po', perché cupola, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? C'è un soffitto sicuramente, perché la NASA non può andarci oltre e lo hanno detto loro stessi nel 2015, cancellando poi la notizia il mese dopo. Scoperta barriera invisibile a 100 km dal suolo. 100 km dal suolo, di là, di qua, no? Il suolo è così. 100 km in tutte le direzioni, cioè c'è una palla di vetro intorno alla Terra. Oh, di non so cosa. Barriera invisibile hanno detto, quindi non è di vetro. Ho scoperto che la Terra era rotonda da ormai tantissimo tempo. Addirittura avevano calcolato la superficie della Terra con una precisione abbastanza allarmante e inquietante. Attenzione la chicca. E poi avevano capito che comunque la Terra non era piatta, perché potevi vedere le stelle con inclinazioni diverse. Quando le navi attraversavano l'orizzonte, praticamente scomparivano prima dalla parte davanti. Cioè... dalla parte davanti. C'è una ricerca sommaria su Google, però vedrete che è sufficiente. C'erano arrivati in qualche maniera. Quindi perché ancora adesso ci sono persone che hanno la convinzione che la Terra non sia... La convinzione. Ma poveraccio. Una sfera. E ne sono veramente tanto convinti. Convinti. Tanto che, veramente raga, alcuni di loro sono molto inquietanti. I terrapiattisti. Raga. Ovviamente ha preso il povero Franco Candy che parla di alieni, quello là... o l'hanno pagato per dire qualche cazzata in più e poter fare leva su questa cosa, perché sappiamo che la leva è una cosa molto 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 faceta, cioè tu basta che gli dai un centimetro, se dall'altra parte c'è un metro di leva puoi alzare il mondo, no? Come dicono i baby palle, perché devono dirlo in quanto il loro paladino le ha detto: datemi una leva. Immagina la Terra tutta piatta. Lui è Franco Candy e pensa che lo spazio sia un enorme... Qua saltiamo perché è completamente inutile sto pezzo. Eccolo qua. La Terra sulla Luna durante l'eclisse lunare può essere lasciata anche da un disco piatto. I fusi orari sono causati da un sole a riflettore e la gravità... quella non esiste. E quindi questo compensa la gravità. E tra parentesi, come vi dicevo prima, la gravità è solamente una teoria. I terrapiattisti comunque sostengono molte teorie complottistiche, molte cose inquietanti, che ci sarebbe questa organizzazione mondiale che ti incula e tu sei la prova vivente. Cerca di tenere nascosto il fatto che la Terra è piatta, a partire dalla NASA, perché gran parte delle informazioni che abbiamo... Ah, che bella linguaccia! Abbiamo sullo spazio, sui pianeti, sui sistemi solari e tutte quelle robe lì, arrivano dalla NASA. E non a caso la NASA è associata a una delle teorie complottistiche più strane di tutti i tempi, ossia il fatto che gli americani non sono mai atterrati sulla Luna. Ma un grande balzo per l'umanità. Per la prima volta l'uomo ha messo piede su un altro corpo celeste del sistema solare. E adesso ragazzi facciamo una pausa e andiamo a vedere un altro, poi continuiamo. Questo è super. Ciao a tutti, ora vediamo le
teorie, a mio avviso, un po' assurde, dei terrapiattisti. Ma è vero che la Terra è piatta? Ma dai, ma non scherziamo! Allora, vi racconto un attimo come ho iniziato ad approcciarmi a questo discorso sulla Terra. Casualmente, tutte e due coi capelli ossigenati, ma questa ne spara di veramente portentose, attenzione. Piatta. Io sono curiosa, voglio sempre sapere un po'. Se sei curiosa non facevi questo video imbecille e mettiti più in alto perché ti si vede solo la gola. Un po' di tutto, sono molto eclettica, molto mi interessa un po' di tutto perché mi piace interessarmi dei vari argomenti. Si viene a sapere di questo gruppo che oramai sta spopolando nel mondo. Un gruppo, anche qua, un gruppo di gente che crede. Proprio è tutto il contrario. Probabilmente questi qua hanno visto in televisione, no? Almeno l'altro ha fatto una ricerca, poi conclude in una maniera epica. Ma intanto sentiamo un po' di cazzate. Nel mondo ci sono varie categorie, vari gruppi nei vari stati dove parlano della Terra piatta. Siccome io non sono una scettica di natura, al contrario, sono una persona che cerco sempre di approcciarmi con una mente. Cioè, credi, insomma, dai, dilla in una parola. Aperta, almeno. Aperta proprio. Aperta, che è uscito fuori il cervello, sì, come dice Neurodorme. Io penso che sia così. Mi sono detta, vediamo che cosa hanno da dire. Non ho dato per scontato che fossero dei pazzi. No, perché non è che uno verifica da solo. Sentiamo cosa hanno da dire. Questo è il punto di questo video che vi faccio. Che non è neanche nelle mie argomenti preferiti. Però. Anzi, veramente è tristissimo parlare di questa cosa. Però è un fenomeno sociale, no? E anche questa volta chi è vittima di questo fenomeno sociale giudica altri che invece hanno attivato il cervello prima che vedere un video mio o di qualcun altro, di chiunque altro che ha già attivato il cervello. E non è che crede. Lui ha fatto le sue prove. Terrapiattisti non esistono. Esiste un gruppo di gente che si è rotta il cazzo di credere e di bere balle. E allora ha cominciato ad arrangiarsi, ognuno per i cazzi suoi a casa sua, e adesso, nel 2019, come dicono, no? I poveracci, si sono trovati, alcuni si trovano, alcuni non si trovano, ci sono i chiacchieratori, ci sono i meno chiacchieratori, come potrei essere io, perché io vi dico, cioè ve l'ho già detto qualche anno fa nei video, io ho smesso di fare ricerca, non faccio più ricerca attiva, sì, quando c'è qualcosa che mi acchiappa guardo, ma altrimenti non faccio più, fatela voi, anche perché si ricerca sempre sulle stesse cose, io ho esaurito gli argomenti, per cui non mi sono fermato, risparmio energie, vivo piuttosto, ho aperto un nuovo canale per dirvi in che maniera vivo, perché beh, veramente merita, ma andiamo a sentire ancora da parrucchiera. Ho detto, prima voglio vedere che cosa dicono e poi mi faccio la mia opinione personale. Quindi io ho iniziato a sentire dei loro documentari con una mente, io credo, aperta, perché ho detto, ma magari hanno ragione loro, sentiamo che cosa hanno da dirmi. Allora guardo e non vi dico, ne ho sentite di tutti i colori. Allora, erano le teorie, a mio avviso sempre, perché ovviamente è una mia opinione, di un bambino dell'asilo di prima elementare, cioè di fronte a tutti gli studi che sono stati fatti. E sentiamo il motivo, perché questo è il punto dove volevo arrivare con questa poveraccia, che è l'espressione massima, credo sì, più o meno massima, di quanto si possa essere superficiali nella propria, perché sei te che ricerchi, e se questa è la tua ricerca. Da tantissimi scienziati, da Einstein. Attenzione a che nomi fa adesso, eh. Conosce solo Einstein in pratica. Da Archimede, da Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci non c'entra un cazzo con le forme della Terra. Vinci, prima ancora da Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo era uno scienziato. E oggi dalla NASA, dal CERN di Ginevra, dalla NATO. Dalla NATO. Cosa fa la NATO? Lo sapete cosa fa la NATO? Vi consiglio di guardare, non è un gran ricercatore, anzi è un gatekeeper.
però vi consiglio di guardare il video dove Giulietto Chiesa parla della NATO, dice tutto in pochi minuti. Da loro escono con una marea di teorie che veramente fanno, sembravano più comiche che altro. Perché uno vuole ridere, no? O ridere mentre crede a quello, mentre crede a quest'altro. Adesso chissà, probabilmente qualcuno metterà delle critiche qui sotto, no? Ma probabilmente le hanno insultate in mille. E anche tanti fanno delle battute per continuare a ridere, mentre credono però, e non si rendono conto. E questo qua, secondo me, è un piano perfettamente riuscito. Veramente, io ammiro questo piano dal punto di vista tecnico, ovviamente non sono d'accordo, però è perfettamente riuscito. Cioè, invece di verificare, usano il sistema operativo che gli dice no, non verificare, perché è tutto già scoperto, sappiamo tutto. E loro ci credono, non solo, ridono se uno gli dice guarda vai a vedere quella cosa là, invece che vederla fanno questi video qua da poveracci. Lo so, ma io non ho detto sentiamoli, magari hanno ragione. Allora, come mai nell'orizzonte noi non vediamo l'orizzonte tondeggiante, ma lo vediamo dritto? Attenzione, attenzione. Ragazzi. Dimmi, lavandaia. Ma la Terra non è grande come un pallone da calcio? No, la Terra è grande di una dimensione che se lo sappiamo da quando abbiamo 7 anni. Per cui non hai fatto neanche i conti, è gigantesca. Attenzione, quanti chilometri ha la Terra? 8. È immensa, sono miliardi e miliardi e miliardi di chilometri. È immensa, sono miliardi e miliardi e miliardi di chilometri come un pallone da calcio. È ovvio che il nostro occhio vede fino a una certa distanza e non è immensa, sono miliardi e miliardi e miliardi di distanze e non vede. È ovvio che noi vede miliardi e miliardi come un pallone da calcio. È ovvio che è immensa, sono miliardi e miliardi e miliardi di chilometri. È ovvio che il nostro occhio vede fino a una certa distanza e non vede oltre. Il tuo non è che vede molto distante, forse al di là del divano. Che noi vediamo è dritto perché l'immensità, la grandezza della Terra, noi siamo come una formichina, è come prendere una piccolissimissimissima formica e metterla su una sfera che è grande, che ha un raggio di un chilometro. La formichina se si alza di 30 metri vede la curvatura, noi no. È ovvio che non la vedrà così, ma la vedrà così. E questo qua sono tutte cose che dice la televisione, no? Lei ripete la televisione. Non ha il logo delle Iene là, ma insomma poco importa. Ha la testa rossa. Nello stesso modo, pensate, altro esempio incredibile, hanno fatto vedere il bicchiere, un bicchiere d'acqua, e hanno detto perché nel bicchiere noi l'acqua la vediamo dritta e non la vediamo così. Ma chi è questo imbecille che ha fatto vedere il bicchiere? Io non l'ho ancora visto. Tutti parlano di questa cosa, ma bisogna essere proprio un cazzone per dire questa roba qua del bicchiere. Probabilmente Mark Sargent, lo indovino così, la sensazione, indovino, dato che Mark Sargent è un sergente dell'esercito americano. Ragazzi, ma la Terra non è piccola così. No, è grande 40.000 chilometri, non miliardi. Così, piccola così. No, sono, il concetto è lo stesso, sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di chilometri, di conseguenza è ovvio che in un piccolo bicchiere, piccolo così, noi ne prendiamo una frazione, una miliardesima frazione, è ovvio che ai nostri occhi noi la vediamo diritta, perché è talmente, la proporzione è talmente ampia che è ovvio che sia così. Poi questa mente ampia rimane, ragazzi, è incredibile, altri non sentiamo niente, una cosa incredibile, sono ragazzi, è incredibile, noi ovviamente siamo perfettamente ancorati alla forza di gravità del nostro pianeta, del corpo, tutta la nostra energia si sintonizza perfettamente con la forza, stiamo insieme all'onda, è un po' come avete presente i gabbiani che si fanno dondolare, che galleggiano sul mare, mentre la forza di gravità a contrastare con quello che è la forza delle teorie incredibili per la quale noi siamo invece perfettamente allineati.
È un po' di confusione, sì. Forse io non capisco perché questa gente preme pubblica quando invece può riguardarsi il video e vedere che quanto cazzo di stronzate ha detto. Quindi, delle teorie incredibili. Non so se voi avete visto il film Universo, che è sempre lo stesso. Sono loro a girare intorno a noi. Pura mentale, anche se può non sembrare, ma quando ho sentito queste teorie, ma con quali arrivano... Cioè, divulgando in tutto il mondo, in questa cosa, eppure i terrapiattisti, i club, delle associazioni, video non è possibile, ma tante cose veramente molto molto strane, video non è possibile, giorno di ghiaccio, c'è un'altra forza gravità, non far cadere i mari, ma dopo, perché ce ne sono state tante, forza di gravità, tantissime di cose incredibili. Cose veramente dell'altro mondo, mi elementare, diciamo la terra, sono abituata a normalmente non crede, ma tantissime cose di cui la gente magari normalmente non crede, ma non questa. Basta, perché mi sento già più stupido dopo questi pochi minuti di ascolto. Torniamo al Froccetto. Ma è successo veramente? O i miliardi di dollari investiti nel progetto Apollo sono serviti per finanziare una trovata cinematografica? Perché la bandiera issata da Armstrong e da Aldrin sembra sventolare? Il nostro satellite non dovrebbe essere privo di atmosfera? Beh, allora, parlare dell'Apollo, le missioni Apollo, che poi guardate le foto, sono tutte uguali. Sul mio profilo Facebook c'è un album di foto, si chiama, mi sembra, Apollo proprio, e sono tutte le HD prese dal sito ufficiale della NASA. E praticamente sono tutte uguali. Una volta sta baracchino è di là, una volta è dall'altra parte, poi basta che lo guardate, è una tenda camponomadi, dove cazzo vuoi che vada. Perché il modulo Eagle non solleva neanche un granello di polvere lunare? Com'è possibile che dei reticoli ottici, che in una macchina fotografica sono incisi su una lastra di vetro, come si spiega la presenza di un'enigmatica lettera C sul mastro? Beh, allora, questo qua lo saltiamo direttamente. È assurdo pensare. È la dimostrazione che si tratta di un oggetto di scena. E sulla Luna, che tutta quella trasmissione, tutta quella roba del un passo per un uomo, 20 passi per l'umanità. Non sa neanche che cazzo hanno detto. Anche mio nipote di 9 anni sa che cazzo hanno detto. Cioè, pensare che tutto questo fosse montato a regola d'arte. Pensare? Basta cercare, trovi subito. Non ci vuole molto. 5 minuti per iniziare a capire, e poi un mesetto per capire tutto, tutto. La maggior parte delle cose che vivi come vita e che in realtà ti inculano e ti fottono ogni giorno, chiami comodità, te la metti in tasca direttamente, avete capito perché non metteranno il chip nel sottocutaneo alla gente per legge? Perché ce l'avete già, si chiama shit phone, ce l'avete in tasca. La maggior parte di voi ha anche attivato la posizione per dire dov'è, quand'è, con chi è. Non vi dico altro se non avete capito così. Era follia. Oggi io credo che moltissime persone siano in realtà convinte che l'atterraggio sulla Luna sia stato tutto quanto una montatura. Cioè, convinte, no? Ancora una volta, la verifica non è neanche presa in considerazione. Perché prevedrebbe un'attivazione del cervello e invece deve andare a farsi la tinta dei capelli, poveraccio. Ci sono un sacco di prove. Se la NASA ha potuto creare l'atterraggio sulla Luna, perché non ha potuto fingere che la Terra sia una sfera? Anche quello, tutte supposte, ha potuto, potrebbe, sarebbe, ma attenzione adesso che viene il caldo. Alterando immagini, video, foto e tutto il resto. Alla fine la tecnologia che ha la NASA probabilmente non ce l'ha nessuno, capito? Cioè, vi rendete conto che noi possiamo avere informazioni sulla Mesopotamia, sugli Egizi, sui Greci? Ah, quello sì, a quello ci credi. Sugli antichi Romani, tutta quanta quella gente lì. E i file originali dello sbarco sulla Luna sono andati persi. Voi pensate che uno dei più grandi traguardi dell'umanità è andato perso? E non è una cosa che dico io, lo dice proprio la NASA. Torno subito, voi guardate che c'è la parte calda adesso. Hanno perso tutto il materiale, addirittura la tecnologia per atterrare sulla Luna è stata distrutta dalla NASA stessa. È shock puro, cioè non so se vi rendete conto. Questo va a sostenere il fatto che in realtà la NASA non ha mai avuto la tecnologia per andare sulla Luna. E hanno solamente fatto tutta questa roba, tutta questa montatura per far vedere alla Russia: ehi, noi siamo migliori di voi. Però
c'è da dire una cosa, che quando noi apriamo Google Earth possiamo vedere tutta la Terra ed è rotonda in effetti. E se vi dicessi che tutta quella immagine sono un collage, mi dispiace deluderbi, però Google Earth e qualsiasi immagine della Terra nella sua interezza è un composite, è letteralmente un collage, perché non esiste un satellite talmente tanto lontano da farci vedere la Terra in tutta quanta la sua interezza tridimensionale. Non c'è, non esiste, sorry, ci sono solamente dei satelliti che... Devo dissentire. I satelliti arrivano fino a 2500 km dalla Terra. Ora voi direte, ah, ma quelli non hanno la macchina fotografica. Nessuno ce l'ha, altrimenti avrebbero miliardi di foto a quest'ora. E invece non ne abbiamo una. E come ha detto lui, l'unica che c'è è un composite. Un fotomontaggio, per dirla un po' più in parole semplici. Il satellite a 2500 km dalla Terra, la Terra a 6000 di raggio, che non la vede tutta intera? Dai, su. Possono vedere alla volta il 3% della Terra. Sapete cosa vuol dire 3% della Terra? Niente! E quindi qualsiasi immagine che noi abbiamo della Terra nella sua interezza tridimensionale è in realtà un composite di varie immagini scannerizzate intorno alla Terra. E io non voglio dire che i terrapiattisti hanno ragione, però che riescono a contrabattere bene a qualsiasi opposizione. Secondo i terrapiattisti, il nostro pianeta è piatto. Tra l'altro, pianeta piano. Al centro di questo piano ci sarebbero i continenti e agli estremi una spessa zona ghiacciata chiamata Antartica. Questo forse vi scioccherà, ma non è un caso che alla fine degli anni 50 i più grandi esponenti delle maggiori nazioni del mondo si sono ritrovati tutti quanti per firmare un accordo comune dove decidevano che nessuno sarebbe mai dovuto andare in Antartide. Nessuno va mai in Antartide e se ci vai puoi visitare pochissime zone, però stai sicuro che... Quando l'hanno fatto questo trattato lo sapete? Lo sapete quando l'hanno fatto il trattato? L'anno dopo dell'ultima esplorazione in Antartide. Casualmente, cioè io vado in un bosco, no? Facciamo l'ipotesi. Dico ufficialmente, guardate ragazzi, sono andato in quel bosco. Quando torno dal bosco dico, boh, adesso basta, nessuno va in quel bosco più, basta, 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 tutto il mondo, non solo voi quattro stronzi che mi guardate. Tutto il mondo non va più in quel bosco, basta, basta, accordo mondiale. Ma se, voi cosa pensate se faccio una cosa del genere? Ma cosa pensate? Pensate che è normale? O pensate che forse ho visto qualcosa? Ho fatto qualcosa? Ho sentito qualcosa? Ho toccato qualcosa? Ho avuto paura di qualcosa? Vedete voi, anche qua c'è da credere, perché dato che non si può andare, crediamo. Se passi sopra l'Antartide con un aereo, un aeroplano, qualsiasi altra roba, va a finire male. E in effetti anche questi aerei sono un po' strani. C'è stato un caso che io sono riuscito a recuperare di questa donna che, partendo dalle Filippine, doveva arrivare a Los Angeles con questo aereo. Purtroppo a metà viaggio si è sentita male, gli si sono aperte le acque e doveva partorire. Quindi l'aereo ovviamente deve fare un atterraggio di emergenza. E dov'è che si ferma? In Alaska. Prendendo in mano un mappamondo, l'Alaska è qua, Los Angeles è là. Perché doveva fermarsi in Alaska? Se noi proviamo ad appiattire la Terra, guardate cosa succede. Io sono scioccato, vi giuro. La cosa che però più mi mette il dubbio e che mi lascia un po' sconcertato è perché ci dovrebbe essere una sorta di cricca di persone che cercano di nascondere il fatto che la Terra è piatta. Cioè, perché? Pensate al cambiamento che porterebbe se un giorno ci trovassimo alla televisione: ehi, la Terra è piatta! Se la Terra fosse piatta, cambierebbe completamente il concetto dell'universo. Noi adesso, sapendo che facciamo parte di un sistema solare, della galassia, tutto quanto, sappiamo che siamo solo un puntino del... Eccomi qua. Questa è veramente la parte più interessante, il punto dove volevo arrivare. Dell'universo, che non siamo così importanti, cioè facciamo parte dell'universo, ma non siamo stati creati per essere l'universo. Se la Terra fosse piatta, porterebbe il fatto che la Luna esiste solamente per noi, il Sole esiste solamente per noi, e tutto quanto è fatto solamente per noi. Perché tutti quanti i nostri concetti di scienza non avrebbero più senso. Arriveremo al punto di dire che le cose funzionano semplicemente perché devono funzionare per noi. Guardate che è un'opzione da considerare. Soprattutto nel momento in cui vai a prendere la foto della Terra e, come dice lui, c'è solo il collage.
vai a prendere la foto, la prova dello spazio, e come dice lui, non dice, ma gli ha fatti vedere, sono photoshoppamenti veramente pietosi con questa cosa degli asteroidi. Tra l'altro io sono dal 1973 che aspetto l'asteroide, avrò sentito 20-25 volte dire attenzione, domani mattina, non a mezzogiorno ma già alle 10:30 arriva l'asteroide, tipo robe così ogni volta, invece non arriva un cazzo di niente, mai, l'ultimo l'altra settimana, ma ve lo ricordate? Basta con questa cosa, no? Cioè, datevi una cazzo di svegliata, cominciate a cercare, basta con le chiacchiere, non è qualcuno che deve convincervi di credere o non credere, arrangiatevi, porca puttana! E se ci pensate, questa teoria acquista un po' più di senso se prendiamo in considerazione la teoria della simulazione. Noi stiamo guardando ai terrapiattisti e alla... Attenzione, chi l'ha detta questa della simulazione? La teoria sulla Terra piatta da un punto di vista prettamente scientifico. E la nostra scienza si basa tutta quanta su un fatto più unico che raro, che è quello del Big Bang. Due atomi che si incontrano, badabim badabum, scoppia l'universo, 200 miliardi di galassie infinite. Cioè, voi dovete pensare che da due atomi è partito non solo l'uomo, la Terra, tutto il resto anche. Ed è una... Tutto il resto? Sono veneto! Attenzione, che lui non l'ha detto... Ma tutto il resto organizzato perfettamente. Il predatore che succhia il nostro sangue, cioè la zecca, come fa a attaccarsi sempre sotto l'ascella, vicino alla gamba? Perché sente l'odore del sangue e sente dove la pelle è più fine, è più vulnerabile, e là va a attaccarsi. Sui coglioni ti si attacca la zecca di solito, sotto l'ascella, vicino al collo, sul fianco, no? Dove è più morbido e penetrabile. E c'è una sola spiegazione, sente, fine. L'altro predatore sente quell'altra cosa perché c'è il koala che mangia l'eucalipto, che è velenoso per tutti, tranne per lui, perché ha degli enzimi nel... Questa cosa qua è Big Bang casuale? Questo non l'ha detto, lo dico io, perché va detto. Teoria. Non è più facile pensare che in realtà è stato costruito il nostro pianeta da qualcuno di superiore? Ma qua io vorrei capire chi ha creato il creatore, per dire. Però sempre è questo, no? Pensare che credere, pensare. Usare il cervello, mai. Quindi noi siamo all'interno di un sistema. E onestamente è più plausibile che noi siamo in una simulazione piuttosto che credere allo scoppio di due... Credere. ...atomi che fanno il Big Bang e bla 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 bla. Uno dei più grandi sostenitori della teoria del sistema è Elon Musk, una delle persone più autorevoli nel mondo della scienza e anche creatore di Tesla. E se fosse una simulazione avrebbe anche senso il fatto che la Terra è piatta. Un po' come nei videogiochi. E in effetti nei videogiochi i personaggi non hanno idea di essere una simulazione. E voi in che videogioco siete? Ok, penso di aver detto abbastanza cose per questo video, un po' troppe informazioni che forse vi avranno lasciati sconcertate. Io vi metto giù in iFox tutte quante le mie fonti e altri dati che magari non mi sono ricordato di dire in questo video. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Poveraccio, cosa ne pensate, no? Ancora sempre, no, che io non sono andato a vedere le fonti, ma sono Wikipedia e Wikipedia, e poi mi sembra Wikipedia anche. Cervello, niente, sì, qualche sito complottista sicuramente, quindi è andato a vedere quello che altri hanno fatto e lui ci ha creduto, non creduto, quindi faccio un video per... Ovviamente questi video qua hanno milioni, milioni, 500.000 visualizzazioni, perché sono cretinate per credenti nelle balle. Niente, signori, io chiudo qua perché veramente è di una tristezza immonda questa trasmissione, però andava fatta, secondo me, e quindi niente, buona continuazione, curiosi. Io farei direttamente così. Cui la gente magari normalmente non crede, ma non questa. Chiudiamo così. Okay. Vi ringrazio, alla prossima. Buona ricerca, ciao, fratelli. Ragazzi.